Buonasera a tutti, vi giusto due secondi per ringraziare a nome del Comitato Unico di Garanzia, che è l'istituzione che ci dà la possibilità di organizzare questi interessantissimi seminari, il dottore Federico Germinara, il nostro relatore, presidente dell'Associazione Certi Diritti Calabria. E poi ringrazio il professore Cacciatore naturalmente per aver accettato il nostro invito e tutti voi che siete qui ad ascoltarci. Non aggiungo altro e vi lascio al dottore Germinara. Grazie. Allora, questo più che un seminario, per la fortuna che abbiamo di non essere in tantissimi, mi piacerebbe che fosse una possibilità per focalizzare l'attenzione su alcuni punti cardine, perché sono convinto che quando si parla di tematiche come l'omosessualità o i transgender, spesso c'è un'enorme confusione già dal punto di vista della terminologia, per cui reputo che dal momento che la parola ha una forza dirompente e talvolta purtroppo può arrivare anche ad uccidere, sono alle cronache purtroppo della stampa i casi di suicidi di ragazzi omosessuali perché vittime di omofobia, allora mi piacerebbe innanzitutto fissare dei concetti che sono fondamentali proprio per poi argomentare questo ambito che adesso si conosce di più grazie anche ai media, ma che comunque è sempre figlio di una società che propone l'omosessualità e il transgender come qualcosa di negativo per la quale o dalla quale prendere le distanze. Innanzitutto vi chiedo se avete mai conosciuto persone omosessuali, se vi è mai capitato di sentir parlare di omosessualità. Sì. Vi siete fatti un'idea di che cos'è l'omosessualità? Volete provare a definirla? L'omosessualità è una relazione tra due individui che può essere una relazione sentimentale e o anche sessuale. Tra due individui dello stesso sesso vogliamo aggiungerlo, però io credo che abbia lo stesso valore di una relazione eterosessuale. Mi convince come definizione, mi convince abbastanza. Per essere un po' più precise dal punto di vista tecnico, potremmo dire che l'omosessualità è un orientamento sessuale, dove per orientamento intendiamo la propensione verso qualcosa, in questo caso gli orientamenti che vengono universalmente riconosciuti nella nostra società in questo determinato periodo storico, perché ci tengo a precisare che anche il concetto di omosessualità chiaramente si evolve nel tempo, e poi di questo ne farò anche un accenno, è un concetto comunque fluido e mutevole, per cui nella nostra società, ripeto, l'omosessualità è un orientamento, e addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è una istituzione che stabilisce attraverso un documento programmatico che è il DMS, ciò che rientra tra le malattie mentali, ciò che invece rientra nei comportamenti comuni, e considera l'omosessualità una variante del comportamento umano. Quindi fa un passo di ulteriore apertura mentale, non collocandola all'interno di quella che può essere percepita erroneamente come sfera meramente sessuale. Infatti, coloro i quali cercano di
dare una connotazione negativa all'omosessualità, fanno questa operazione che è quella di attribuire alle persone omosessuali relazioni esclusivamente di natura effimera, quindi occasionali, basate esclusivamente sulla sfera sessuale. Ora, non dobbiamo sicuramente commettere l'errore di cadere nello stereotipo positivo. Infatti io, quando mi capita di parlare di omosessuali, sento talvolta delle espressioni del tipo: gli omosessuali sono tutte persone sensibili, creative, buone. Ovviamente è evidente che cercare di attribuire delle caratteristiche ascritte al comportamento umano è altrettanto pericoloso, anche quando queste caratteristiche assumono una valenza positiva. Quindi io immagino l'orientamento sessuale come una bussola nelle mani di un individuo che, per tutta una serie di accadimenti della propria vita, di natura ambientale, di natura familiare, e non necessariamente traumatica, perché io rifuggo tutte quelle teorie che riconducono l'omosessualità al complesso di Edipo non risolto. No, è semplicemente frutto di una possibilità con la quale l'orientamento sessuale può manifestarsi. Quindi questo è la modalità con la quale una persona omosessuale costruisce la propria identità. Dicevamo prima che il concetto di omosessualità è mutevole nel tempo e nello spazio. E di qualche mese fa una notizia che la stampa, a mio avviso, ha passato in maniera abbastanza superficiale, comunque diciamo strumentale a quel processo di identificazione che molti tentano di fare quando accostano l'omosessualità alla pedofilia. È un passaggio che purtroppo in passato soprattutto le gerarchie cattoliche hanno cercato di far passare per dare una connotazione negativa all'omosessualità. Ma se noi prendiamo l'ultima versione del DMS, cioè il DMS-5, quello che è stato aggiornato a maggio di quest'anno, tra gli orientamenti sessuali c'è la pedofilia. Ovviamente in realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando ha stilato questo documento, non intendeva la pedofilia assolutamente come condizione patologica, che resta tale, ma la possibilità che una persona adulta e consenziente possa rivolgere il proprio interesse verso una persona più grande di lui di un numero di anni abbastanza rilevante. A me è capitato di incontrare persone ventenni che si innamorano, sia eterosessuali sia omosessuali, che si innamorano di persone che hanno non meno di 40 anni, quindi con una differenza d'età considerevole. Del resto, nell'antica Grecia l'omosessualità era conosciuta solo come rapporto di pedofilia, dove l'etimologia del termine, se noi ricordiamo i termini che nell'antica Grecia identificavano l'amore, avevamo ben tre verbi. Il verbo erotao, che si riferiva all'amore carnale, il verbo fileo, che era il rapporto amichevole di fratellanza, e poi c'era il verbo agapao, che invece identificava un amore spirituale. Allora, se noi ricordiamo... Ti posso interrompere? Sì. Possiamo andare un attimo indietro, perché forse sono stanca io. Prima dicevi che tra gli orientamenti sessuali viene inserito la pedofilia. Questa è la notizia che è passata. Ovviamente
credo che sia stata una traduzione errata del termine, laddove probabilmente quello che noi intendiamo come pedofilia, ovvero persone adulte che si rivolgono a minorenni non consenzienti, probabilmente si rivolgono a persone più grandi, che quindi è una fotografia di una delle possibilità con le quali l'orientamento può costruirsi. Ovviamente per me personalmente il limite è innanzitutto la maggiore età, sicuramente la libertà di poter scegliere il proprio orientamento, nel senso che la libertà inizia e finisce laddove io sono realmente libero di scegliere, per cui è evidente che dobbiamo sempre considerare persone adulte e consenzienti. Poi tutto il resto è chiaro che resta nell'ambito di una devianza, di una patologia, perché chiaramente sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando, però io ci tengo a sottolineare che gli orientamenti, ho fatto questo esempio forse un po' forte, è difficile da far comprendere, per sottolineare come gli orientamenti non sono semplicemente eterosessuale, omosessuale, nella possibilità, e poi lo vedremo leggendo un pezzo di questo libro di Mirella Izzo, Oltre le gabbie dei generi, che incrociando la variabile orientamento sessuale con la variabile invece identità di genere, escono fuori n possibili combinazioni che sono una fotografia di ciò che gli orientamenti e l'identità di genere sono nella società attuale, perché sono sempre dei concetti caratterizzati da una certa fluidità nel tempo e nello spazio, così come i ruoli sociali in genere. Quindi, definito il concetto di orientamento e compreso che sicuramente l'omosessualità è un orientamento sessuale, è una modalità con la quale l'orientamento sessuale si manifesta, è opportuno fare chiarezza su un altro aspetto, che è quello di identità di genere. Mentre l'orientamento rappresenta ciò verso cui io rivolgo l'attenzione, come diceva la vostra collega giustamente, si tratta di relazioni che possono interessare sia la sfera affettiva sia la sfera tipica dell'erotismo, così come avviene nelle relazioni eterosessuali, a mio avviso sarebbe più corretto, proprio per evitare un equivoco che tenta di identificare l'omosessualità come qualcosa di legato in maniera stringente solo alla sfera sessuale, di parlare di omoaffettività, che è un termine più neutro che ingloba la totalità di quella che può essere la relazione di coppia. Ritornando all'identità, l'identità rappresenta la percezione di ciò che io sono e sento di essere rispetto al mio sesso biologico. Ora, mentre il processo di costruzione della identità omosessuale passa attraverso il vissuto delle persone, è evidente che dal punto di vista della società l'omosessualità maschile viene costruita attraverso un processo di attribuzione di ruolo esattamente complementare rispetto a ciò che sono le attribuzioni di ruolo del maschile attribuite all'uomo. Mi spiego meglio. Se l'uomo deve essere virile, non può piangere, non può avere sentimenti, deve essere forte, evidentemente l'omosessuale maschio è la negazione di tutto ciò. Quindi nella costruzione del processo identitario la società attribuisce delle caratteristiche di ruolo che sono esattamente ciò che il maschio non deve essere.
Considerando l'omosessualità femminile, il processo identitario da parte della società segue esattamente la stessa logica. Quindi, laddove alla donna viene riconosciuta una femminilità, la donna lesbica, quindi oggetto di devianza dal punto di vista sociale, deve essere, viene identificata come una donna mascolina, camionista, lasciatemi passare questo termine, perché descrive tutta quella componente di odio e di violenza che viene attribuita alla donna lesbica, con una aggravante rispetto all'omosessualità maschile. Io questo ci tengo a sottolinearlo, perché così come avviene nel mondo eterosessuale, anche alla donna lesbica viene disconosciuto a monte la possibilità di una sessualità. Quindi c'è questo doppio binario di discriminazione: da un lato quello tipico legato ad, ad una costruzione di un'identità che viene costruita in maniera complementare, dall'altro un disconoscimento di un diritto alla sessualità. Allora, se il processo identitario segue questo doppio canale, da un lato io costruisco la mia identità in base al mio vissuto, mi trovo ad un certo punto a dovermi confrontare con una società che invece ha delle aspettative di ruolo differenti rispetto alla percezione che io ho di me stesso. Quando queste aspettative di ruolo non sintoniche diventano delle norme scritte o delle consuetudini, ciò genera discriminazione, che nel caso degli omosessuali va sotto il nome di omofobia, nel caso delle persone transgender va sotto il nome di transfobia. In entrambi i casi si verifica una condizione, diciamo, anomala rispetto alle altre forme di fobia, perché mentre una persona claustrofobica, ad esempio, cioè una persona che ha paura di trovarsi in un luogo chiuso, come reazione a questo stato di angoscia e di disagio evita di trovarsi in un luogo chiuso, nel caso dell'omofobia la reazione è esattamente il contrario. Allora, a questo punto mi chiedo: è corretto parlare di omofobia? Probabilmente sarebbe corretto parlare d'altro, e ci arriveremo tra poco. Per cui l'omofobia è, diciamo, questa repulsione, quest'odio verso le persone omosessuali o presunte tali. Presunte tali perché? Perché a volte ad essere condannato non è tanto effettivamente l'orientamento reale di una persona, ma è sufficiente che una persona anche eterosessuale abbia degli atteggiamenti che la società solitamente attribuisce alle persone omosessuali, che già questo può essere causa di atteggiamenti omofobici. Un altro aspetto che mi preme far emergere è che quest'odio ha diversi gradi, perché noi spesso tendiamo ad associare la violenza esclusivamente con l'atto estremo, cioè l'omicidio. Vi garantisco che ci sono delle forme ancora più subdole di omofobia, che vanno dallo scherno alla derisione, ad epiteti dispregiativi, a quegli sguardi di disapprovazione che a volte feriscono più delle parole, alla violenza fisica e in ultima istanza agli omicidi. E non è omofobia anche quella che in una società non accogliente è causa dei suicidi di molti giovani? Anche se la mano
che commette il gesto non è una mano di un soggetto terzo, probabilmente la causa è quel clima di odio e di disagio che spinge la persona che vive questa, diciamo, questo sdoppiamento tra ciò che uno si sente di essere e quello che la società si aspetta da te, come una situazione di disagio che talvolta, per mancanza di un contesto familiare alle spalle, piuttosto che per mancanza di un gruppo di persone significative alle quali potersi rivolgere, per ignoranza anche nei luoghi dove si produce la cultura, nelle scuole, ma anche nelle strutture ospedaliere, perché quanti casi ci sono stati di persone che si sono rivolte anche ai servizi sociali e hanno trovato delle risposte non accoglienti. L'omofobia è tutto questo. E quello che è ancora più terribile è la transfobia, perché mentre una persona omosessuale potrebbe anche non necessariamente dichiarare il proprio orientamento, perché al di là di quelle persone che si autorappresentano con delle caratteristiche che sono facilmente riconoscibili, perché sono quelle stesse caratteristiche che la società attribuisce alle persone omosessuali, è evidente che ci sono anche delle persone omosessuali che nemmeno lontanamente hanno quei comportamenti. Quindi supponiamo che quelle possono tranquillamente fare a meno di dichiararsi, quindi non c'è quel processo di identificazione immediato, ma la persona transgender vive una sofferenza che va al di là, perché mentre la persona omosessuale non ha problemi fondamentalmente di identificazione tra il sesso biologico e diciamo il proprio sentirsi uomo o donna, perché un omosessuale può tranquillamente essere una persona che ama o prova attrazione per una persona dello stesso sesso, però non necessariamente c'è una problematica identitaria. La persona transgender, per utilizzare un termine, passatemi questo termine, è ingabbiata in un corpo che non percepisce come proprio. E siccome questo genera un disagio, sicuramente intraprende un processo che lo porta ad avere degli atteggiamenti che sono diversi da quelli che la società si aspetta da lui o da lei, perché abbiamo sia i transgender che transitano dal maschile al femminile, sia viceversa. Che poi transgender è una sigla onnicomprensiva, non necessariamente è accompagnato da una trasformazione dal punto di vista proprio fisica del corpo, perché proprio etimologicamente il transgender è una persona che non si identifica con le aspettative di ruolo della società. Tant'è vero che anche una persona eterosessuale può tranquillamente essere transgender se e nella misura in cui non si identifica con le aspettative di ruolo attribuite rispetto al genere di appartenenza. Quindi abbiamo quest'ulteriore aggravante che in Italia ad oggi non è oggetto di nessun tipo di tutela. Io ho sempre pensato che l'omofobia e la transfobia hanno sicuramente una matrice di tipo culturale, nel senso che per superare questa forma di ostilità verso le persone omosessuali e transgender, il lavoro che si deve fare è un lavoro proprio su quelli che sono dei disvalori che la nostra società ha fatto propri e che devono essere decostruiti. C'è bisogno di un processo proprio
che spinge alla decostruzione del concetto di omosessualità, di transgender, come una connotazione negativa dell'individuo, ma al contempo è necessario anche che vi sia un minimo di norma che disciplini questa forma di odio verso le persone omosessuali. Infatti, sarebbe più corretto proprio parlare di razzismo, perché la matrice è comune, non è una fobia, è proprio un odio verso le persone omosessuali, quindi con tutte quelle connotazioni che sono relative al razzismo. C'era stato un tentativo recente, risalente ad un dibattito parlamentare prima dell'estate, che mi suscita semplicemente ilarità per come è stato condotto, perché il tentativo di creare uno strumento di tutela per le persone omosessuali e transgender nel nostro paese in Parlamento ha trovato una forte opposizione da parte, una resistenza da parte di una corrente conservatrice che non ha purtroppo nemmeno un'identificazione partitica, perché quando si tratta di omosessualità e transgender in Italia non esiste alcuna opposizione, se non veramente una opposizione marginale che non fa nulla. Allora, per cercare di dare una tutela, avevano fatto un disegno di legge che veramente ridicolo, perché se una persona omosessuale viene aggredita da un singolo è perseguibile, se invece viene aggredita da un gruppo, comunque questa persona appartiene ad un'associazione piuttosto che a un partito, piuttosto che ad una qualunque sigla, sulla bilancia ci sono da un lato la tutela della dignità della persona omosessuale, dall'altro il diritto di libera espressione del pensiero. Allora mi viene da ridere, perché se andiamo a fare una ricerca e andiamo a ricercare tutti gli atti di odio e di violenza verso le persone omosessuali, vi garantisco che sono sempre azioni di gruppo e veramente sono azioni di singolo individuo. Quindi quella che doveva essere una legge di tutela di fatto produce esattamente l'effetto contrario, perché legittima comportamenti che invece dovevano essere censurati. Quindi paradossalmente, da un disegno di legge contro l'omofobia, qual è il risultato? Che abbiamo una legge che ne censura alcuni e ne autorizza altri, quindi nessun tipo di tutela. Non c'è la tutela del singolo. Andiamo alle coppie. C'è stato tutto un tentativo di legiferazione che è passato sotto varie sigle, di cui ne ricordo solo qualcuna, perché veramente hanno chiamato queste unioni in tutti i modi possibili e immaginabili, i DICO, i DIDORE, i PAX, veramente una, i GUS, una produzione di sigle che alla fine ti fa pensare. C'è stata anche, il Parlamento non ha legiferato nemmeno in questo ambito, non si è sentito autorizzato a legiferare in termini di omofobia, figuriamoci se si preoccupava di legiferare per quanto riguarda il riconoscimento delle coppie di fatto. Eppure coloro i quali sono sempre stati fautori di una avversione verso il riconoscimento della coppia di fatto omosessuale hanno portato come argomentazione a supporto delle proprie tesi l'articolo 29, dicendo che la famiglia costituzionalmente riconosciuta è la famiglia naturale basata sull'unione dell'uomo e della donna, dimenticando il dibattito parlamentare che ha portato a questo articolo. Se sono facilmente reperibili, se fate una ricerca con un qualunque motore di ricerca, andate
a vedere il dibattito della commissione che si occupò dell'articolo 29, la tutela della famiglia contestualizzata in quel periodo storico, parliamo del post-fascismo, era una tutela che garantiva la famiglia rispetto a ciò che avveniva durante il fascismo, dove i figli non erano una, tra virgolette, proprietà della famiglia, ma venivano ad una certa età tolti dal nucleo familiare ed educati secondo la disciplina del regime. Quindi quell'articolo non aveva la presunzione di dare una tutela esclusiva alla famiglia, ma semplicemente una tutela rafforzata in virtù di ciò che in quel determinato periodo storico succedeva nel nostro paese. Ma qualora, per assurdo, non volessimo seguire la strada dell'articolo 29, perché reputiamo che esista questa famiglia tradizionale, che poi, se mi provate a spiegare di fatto cos'è la famiglia naturale tradizionale, quella del mulino bianco, quella del mulino bianco probabilmente, ma adesso sembra che nell'ultima pubblicità la famiglia sia fatta da Banderas e la gallina, quindi anche quella famiglia tradizionale mulino bianco non è più rappresentativa nell'ultima pubblicità. Allora abbiamo gli articoli 2 e 3 della Costituzione, i diritti fondamentali, dove il legislatore molto chiaramente dice che devono essere rimosse tutti quegli ostacoli che impediscono situazioni di uguaglianza non solo formale ma anche sostanziale al singolo e nelle formazioni sociali dove si realizza la personalità dell'individuo. E la coppia omosessuale cos'è se non una formazione sociale dove si realizza la personalità dell'individuo? Tant'è vero che in difetto di una legislazione che riconosce la coppia, le associazioni nazionali che si occupano di diritti della comunità LGBT, LGBTista per lesbiche, gay, bisex e transgender, bisessuali e transgender, hanno seguito un'altra strada, cioè quella di intentare tutta una serie di giudizi per il riconoscimento di coppie. Questi giudizi hanno portato ad una importante sentenza della Corte Costituzionale, la quale è vero che ha espresso una sentenza di illegittimità, perché la questione chiaramente è demandata al Parlamento, che è l'organo deputato a legiferare. La Corte non avrebbe mai potuto autonomamente estendere una norma costituzionale senza che per l'ordinamento giuridico delle fonti del diritto in Italia intervenisse una legge ordinaria. Tuttavia nella sentenza ha ben indicato la strada da seguire, dicendo che la nostra Costituzione effettivamente agli articoli 2 e 3 riconosce effettivamente tutte le formazioni sociali, riconosce pari dignità alle unioni omosessuali. Tra l'altro il tema delle unioni e delle coppie di fatto non è una problematica esclusiva delle persone omosessuali, perché questa problematica ce l'hanno anche le persone eterosessuali, nella misura in cui decidono per una libera scelta di non ricorrere all'istituto del matrimonio. Eppure, e in questo vi rimando ad un'immagine bellissima di un film di Ozpetek, Saturno contro, non so se qualcuno di voi l'ha visto, è triste vedere in una situazione estrema che è quella della malattia una persona che si trovava in ospedale e il proprio partner non veniva riconosciuto dall'istituzione come una persona autorizzata e legittimata ad intervenire nelle decisioni che sono tipiche di una persona malata in termini proprio, soprattutto quando è incapace di intendere e volere, per decidere il futuro di quella vita. Allora
non è una questione solo di natura patrimoniale, per la quale si potrebbe ovviare ricorrendo al diritto privato, dove uno può ricorrere ad un atto presso un notaio, però è una questione molto più forte, e l'importanza del riconoscimento sta proprio nel dare dignità ad una relazione che, quando non rientra nella relazione occasionale alla stregua di ciò che succede per le persone eterosessuali, ma è una relazione il cui fondamento è l'amore ed è una relazione duratura, stabile nel tempo, a mio avviso ci deve essere un intervento normativo che estenda questa possibilità di riconoscimento alle coppie omosessuali, perché quando si parla di amore, quando c'è un sentimento dietro, quando c'è anche qualcosa che va al di là dell'effimero, credo che ci sia il diritto per quella persona a vedersi garantito dei diritti. Allora, io mi fermerei un attimo perché penso di aver messo un bel po' di carne sul fuoco. Vi propongo proprio 5 minuti di orologio di pausa per raccogliervi le idee. Poi, siccome io sono a vostra completa disposizione per qualunque tipo di domanda sull'argomento, mi farebbe piacere che questo diventasse un momento per affrontare anche queste tematiche. Dopodiché cederei la parola al segretario del Centro di Iniziativa Locale Certi Diritti della Calabria, Marco Marchese, per portare una testimonianza rispetto proprio ad una situazione, ad un vissuto, perché è importante che poi dai concetti si passi anche alla vita delle persone per capire a fondo delle cose che altrimenti resterebbero solo da manuale. E poi possiamo passare anche a prendere degli estratti di alcuni di questi libri e a delle proposte di bibliografia, se siete d'accordo. 5 minuti di pausa, 5. Allora, c'è un modo di essere, mettiamola così, c'è un modo di essere omosessuali. Io faccio tutti questi esempi per dire che a volte c'è il rischio, e ancora non abbiamo parlato dell'argomento che a me sta tanto a cuore, che è l'omofobia interiorizzata, perché quando uno costruisce il proprio orientamento anche omosessuale, siamo sicuri che lo costruisce nella totale libertà? No. O è sempre frutto di condizionamenti, di queste gabbie che chiamiamo società per semplificare, ma che poi sono vari interlocutori, attori che entrano in gioco? Allora, io vorrei vivere in una società, io personalmente, dove devo essere libero di poter vivere la sessualità in maniera libera, che è un passaggio di cui ancora non abbiamo parlato e non è emerso, ma è questo il vero problema, perché fin quando la sessualità viene concepita come qualcosa di peccaminoso, forte dell'influenza che ha la Chiesa Cattolica nel nostro paese, noi rischiamo di non superare tutte quelle barriere che ci sono verso una libertà. Un tempo la sessualità era la massima espressione dell'individuo, che addirittura ti portava a ricongiungerti col divino. Erano altre società, erano altri tempi, però io non posso concepire che in una società che è quella attuale, nel 2013, si possa pensare che esiste l'omosessualità, l'eterosessualità e forse la bisessualità. L'esempio che ho fatto io è un esempio estremo, l'ho fatto provocatoriamente, e chiaramente non, se fosse la pedofilia intesa per come la conosciamo noi, è evidente che io non penso minimamente che possa essere un orientamento, perché se noi prendessimo e definissimo l'orientamento sessuale in termini letterali, cioè
sui manuali, su qualunque manuale, l'orientamento sessuale è ciò verso cui protende una persona. Dovremmo parlare anche, dovremmo definire un orientamento anche la zoofilia, punto interrogativo, la necrofilia, punto interrogativo. È chiaro che poi tutto è frutto di una mediazione, perché io alla libertà assoluta non ci credo, sarebbe utopistico una società nella quale una persona è libera tel quel. Sappiamo tutti che in qualunque ambito, che sia l'orientamento sessuale, che sia qualunque altro ambito, è tutto frutto di una mediazione tra giochi di potere, tra chi detiene il potere, tra chi cerca di innestarsi nei meccanismi di potere. E abbiamo visto anche come si è evoluta. Allora, prendiamo l'esempio del movimento omosessuale, potremmo prendere anche l'esempio dei movimenti femministi. Nella fase iniziale il movimento omosessuale è nato come un movimento di rottura rispetto allo status quo, al sistema e alle istituzioni, tant'è vero che ci sono state manifestazioni. C'è lo Stonewall, che è il simbolo della rottura col sistema, una transgender che butta un tacco contro la polizia, contro l'istituzione, e quello viene considerato l'evento che ha fatto, viene considerato l'evento dal quale prende le mosse il moderno movimento di liberazione sessuale. Come si connota la persona omosessuale? Prima pensiamo agli omosessuali degli anni Ottanta. Mi viene in mente da pensare al Reato Zero, incarna quell'ideale, quindi un omosessuale che proprio per un atteggiamento di rottura veste indifferentemente compagni che non sono riconducibili al maschile o al femminile, proprio con una voglia di rottura. A un certo punto di questo percorso, parallelamente, nel movimento femminista le donne seguono un processo di rottura rispetto a quel, anche dal punto di vista dell'abbigliamento, del modo di porsi, che rispetto al concetto di femminilità per un certo periodo. I gay hanno un atteggiamento di rottura rispetto alla percezione di sé. Dopodiché c'è una seconda fase, un recupero della femminilità delle donne, perché a un certo punto, dopo il processo di rottura, le donne prendono consapevolezza del fatto che possono avere parità di diritti nelle differenze, un concetto di pari opportunità che non significa necessariamente una equiparazione di condizioni, ma noi sappiamo che l'equiparazione è nella differenza, nel rispetto della diversità, altrimenti sarebbe un processo di omologazione. Lo stesso, a mio avviso, avviene nel momento in cui, dopo questo exploit degli anni Ottanta del movimento omosessuale, a un certo punto nascono delle correnti all'interno del movimento, come ad esempio i beer, gli orsi. Gli orsi cosa sono? Qualcuno di voi sa cosa sono gli orsi? Sono persone omosessuali, maschili, in carne, barbute, virili, possibilmente pelose. Questo non ci fa riflettere su un passaggio che poi, dopo quell'elemento di rottura rispetto al sistema, c'è un ritorno ad un processo di omologazione che dovrebbe far riflettere? Allora, se le battaglie le facciamo con una prospettiva ricordando la genesi dei movimenti femministi, io sarei per un atteggiamento che definisco anarchismo queer, che dovrebbe essere il motore reale del cambiamento, non un concetto. Allora, ci sono dei gruppi discriminati, c'è una marginalità sociale, ci sono le donne, ci sono gli omosessuali, ci sono le persone di colore, ci sono i disabili, e la società potrebbe produrre ulteriori, tra virgolette,
li chiamo tecnicamente scarti sociali, non attribuisco io una valenza negativa, ma è la società che li considera tali. Se noi nelle battaglie per i diritti civili utilizziamo una strategia di coperta corta, che succede? La lobby degli omosessuali cerca di diventare forte, cerca di entrare nei meccanismi di potere, cerca di attuare un processo di assimilazione al potere. Il risultato qual è? Produce altro potere, si sposta l'asse, cambiano i soggetti, si ritorna in delle logiche affini a quelle contro le quali si cerca di lottare. A mio avviso, punto primo, parlare di discriminazione multipla e quindi individuare la matrice comune della discriminazione. Però in questo processo, se noi utilizziamo le categorie sociali per definire i concetti, io l'ho detto nella premessa metodologica e questo aspetto mi preme sottolinearlo, io ho provato a definire l'omosessualità, ho provato a definire il transgender, ma 10 anni fa non si utilizzava il termine transgender, si parlava di transessuali. E non è banale, io vi ho detto che il transgender può essere anche eterosessuale, quindi pensare che anche i concetti subiscano un'evoluzione significa adottare una metodologia che, se io questo seminario lo faccio fra 10 anni, probabilmente vi dirò cose che potrebbero essere anche in contrasto con quello che ho detto oggi, ma non perché io non sia coerente nel mio dire, perché probabilmente nella fotografia che faccio della società fra 10 anni, evidentemente sono cambiate delle cose anche nell'autorappresentazione delle persone omosessuali, nell'individuazione degli orientamenti sessuali, che è il potere legittimo o non legittimo, perché è sempre questo il fulcro: ciò che è normale o anormale, ciò che è lecito e illecito, è frutto di una mediazione sociale, non è una norma. Allora, se noi comprendiamo questo, la correttezza sarebbe, certo, delle regole ci devono essere, perché altrimenti sarebbe anarchia e basta. Però metodologicamente è anche importante comprendere che se io sono una persona omosessuale, lotto per i diritti delle persone omosessuali, vedo una persona di colore e lo reputo uno sporco negro, allora dovrei un attimino riordinarmi le idee e capire che probabilmente ragiono come chi cerca di portare la questione del riconoscimento dei diritti solo in una direzione, che è funzionale al riconoscimento dello status di accettazione della minoranza che io rappresento. Però questo è il limite, a mio avviso, che non significa legittimare tutto, però capire che i diritti e l'accettazione sono frutto di un processo che io personalmente le battaglie le faccio, non perché voglio entrare nella stanza dei bottoni, proprio recuperando quella situazione, quella modalità di lotta che era tipica degli albori dei movimenti di rivendicazione, cioè una rottura rispetto al sistema, perché se io lo faccio attraverso i processi di identificazione al potere, dal mio punto di vista produrrò altri scarti sociali che non sono gli omosessuali, ma saranno i pinco pallo della situazione. Allora, ed io di questo ne sono così convinto che vi ho anche detto che le battaglie devono essere fatte prima in ambito culturale, dove per cultura intendiamo non la cultura accademica, scolastica, ma la cultura dal punto di vista proprio sociale, e poi anche in ambito legislativo, tant'è vero che l'inasprimento di pene per certi reati non è cambiato di molto. E allora voglio dire, i diritti non si chiedono, e non si chiedono attraverso la tutela, perché diventa una gabbia, che i diritti si riscuotono, perché altrimenti
Se si entra nella gabbia della tutela, si diventa oggetto del diritto, non sei più un soggetto di diritto. Se tu passi attraverso la legge penale e la sanzione, io credo che sia veramente questa l'estrema ratio, che si traduce in un insuccesso. Non è la via da perseguire, a mio avviso. Io non mi scandalizzo del fatto che... Cioè, se un cambiamento culturale passa attraverso una sanzione penale, per me è un insuccesso, è un fallimento. Cioè, quindi cavalcare questa idea della norma che va però a sanzionare, secondo me è sbagliato, comportamenti. Non li conosce. Allora, io credo che innanzitutto bisogna capire, dico, quando parliamo di omofobia, di cosa stiamo parlando, che non è diverso dal razzismo. Cioè, individuare una matrice comune serve a sanzionare tutti quei comportamenti che sono riconducibili a quella forma di odio. Il femminicidio e l'omofobia non sono proprio parenti così lontani come l'odio razziale verso le persone di colore, ok? Ovviamente io non credo nella sola via legislativa. Posso dare il risultato? La quinta volta. Posso dirvi soltanto una cosa? Sì. Così io intaccio, perché comunque... No, ma tanto siamo, io direi, tra amici. Se lei però fa questa considerazione rispetto... Se lei fa questa considerazione rispetto alla legge, diciamo così, di bastonare legalmente coloro che in un certo senso fanno male al genere omosessuale, eccetera, eccetera. Allo stesso modo in cui lei condanna una legge ad hoc specifica penale, per quella dovrebbe condannare allo stesso modo la legge sul femminicidio, perché siamo su due... Io condanno ogni volta che si parla di inasprimento delle pene, ma perché lei intanto rispetto anche un femminicidio, alle leggi che c'è stato sul femminicidio. Io sì, sì, alle ergastolo non è la soluzione al problema, sono scandalizzata io. Perfetto, però da un punto di vista giuridico, sostanziale, quando si parla naturalmente di inasprimento delle pene, si va naturalmente a toccare una certa sensibilità che è quella vertente soprattutto sulla gravità del reato. Non si tratta di andare a tutelare giuridicamente, in questo caso, no, l'omosessuale, ma si tratta semplicemente di indicare come un inasprimento delle norme che vanno a tutelare la sensibilità della persona in quanto persona, così come c'è la legge sull'odio razziale, così come c'è la legge sul femminicidio, così come ci sono le aggravanti di reati. Quando si parla di aggravanti di reati si tratta di reati abietti, quindi contrari non soltanto alla natura della normale, ma alla natura stessa della persona. Perciò si tratta di aggravanti di reato. Se li ritiene che la persona, in quanto persona, meriti tutela, va bene. Ma quando si tratta di andare a porgere naturalmente un'attenzione specifica rispetto a quei reati che hanno a che fare con l'uomo in quanto uomo, allora lì l'inasprimento si capisce e si deve tutelare l'uomo attraverso proprio la sanzione penale. Senza sanzione penale non ci sta stato, non ci sta stato di diritto. Ma io sono convinta che è necessaria la sanzione penale. Il problema è l'applicazione della legge, continuare a inasprire. Se l'omicidio, no? Dell'omosessuale, del vicino di casa, del nonno, dello zio, sono 20 anni, ma nel caso di uccisione di una donna, poi si riduce a 5, allora là tu... In un certo senso dai un messaggio alla collettività che non viene sanzionato, questo è sbagliato. Io gli invito a venire a Roma, gli invito a venire, cioè, perché io comunque ci ho lavorato tantissimo tempo, no? In alcune associazioni. Lei venga a Roma, lei venga a vedere naturalmente la condizione in cui sono stati ridotti alcuni ragazzi di Roma e di Roma. Alla stessa stregua di un bambino che è stato picchiato e poi dato anche le fiamme. Secondo lei un bambino che viene picchiato e dato le fiamme, quello merita semplicemente una sanzione penale normale, quella ad esempio il tentato omicidio, o in quel caso è necessario che la pena venga aggravata proprio perché macchiato di un diritto abietto? Se il diritto abietto, allora la pena deve essere più forte. Il problema, a mio avviso, non è nella sanzione, il problema è nel riconoscimento di
una violenza che a volte sfugge, cioè capire, allora, uno degli errori più gravi che sento è quello di utilizzare il termine di diritti civili quando in realtà queste forme di riconoscimento attengono alla sfera dei diritti umani, perché il diritto civile si acquisisce con lo status di cittadino che si consegue nel momento della maggiore età, la dignità della persona umana merita di essere tutelata dal primo momento in cui la persona umana è tale. E purtroppo sono sempre più convinto che sia una questione di potere, perché anche rispetto alla dignità della persona umana passiamo da casi estremi in cui lo spermatozoo è una persona già costituita, poi se lo spermatozoo è gay, boh, forse qualche problema inizia ad esserci. Allora questo mi convince sempre di più del fatto che la tutela sia sempre funzionale ad un processo di lobbying di chi spinge da una parte e dall'altra. Allora, siccome finora ci sono state spinte di persone che potevano tutte spingere in una direzione e invece queste spinte si sono un attimino disperse, se tutte le categorie discriminate iniziassero a spingere con la stessa forza nella stessa direzione, non pensando che i diritti sono una torta da spartire, ma ragionando in una logica moltiplicativa, probabilmente il cambiamento sociale, che passa prima dal cambiamento culturale, perché puoi inasprire tutte le pene di questo mondo, stai tranquillo che se non cambi la testa delle persone, in Italia c'è un solo problema, e non è nemmeno la Chiesa Cattolica, si chiama con un solo termine, ed è una cosa che purtroppo ancora esiste, patriarcato, tutto quello che passa sotto questo asilo, quel sistema di valori eterosessista, declinato al maschile, portate desesperate all'inverosimile, è la causa di tutta una serie di discriminazioni. Siccome non voglio privarci della possibilità di sentire l'intervento di Marco Marchese, do la parola a Marco e poi ritorniamo alle conclusioni e alla sintesi. Ok, io farò alcuni brevi approfondimenti su alcuni concetti che ha espresso Federico. Allora, sono il segretario, in realtà il nome è molto lungo, no? Lo semplifichiamo per certi diritti Calabria, ma in realtà è il centro di iniziativa locale, certi diritti per la Calabria. E l'emanazione, vi presento brevissimamente proprio l'associazione, è l'emanazione locale dell'associazione radicale certi diritti che opera in ambito nazionale, ci sono altre realtà locali, quindi un'associazione nazionale che poi ha queste derivazioni locali. Proprio oggi qui in questa sede abbiamo registrato un videocorso, per esempio, un po' sulla falsariga di quello che stiamo dicendo, con degli approfondimenti, con dei video, con un approfondimento storico, e un videocorso che cerca, poi dopo magari vi forniremo anche il link quando sarà tutto preparato sul web, perché cerca di portare il corsista, lo studente, chi seguirà questa pagina web, questa serie di video lezioni, da un punto A a un punto B. Il punto A parte con una domanda: dai una definizione di che cos'è secondo te l'omosessualità e che cosa ne pensi del matrimonio egualitario, per cui dalla possibilità di dare alle persone omosessuali, dargli la possibilità di accedere a questo istituto giuridico, a questo negozio giuridico che è il matrimonio civile. E la stessa domanda poi si ripropone alla fine, quindi alla fine di tutte le lezioni, per il nostro esperimento sarà quello poi dopo di valutare se attraverso gli elementi che noi forniamo, immaginatevi una cassetta degli attrezzi e dentro troviamo il cacciavite, la chiave inglese, cioè quindi noi forniamo invece degli strumenti diciamo culturali, e quindi vediamo, andremo a vedere poi dopo se funzionerà questo percorso da A a B, dove B sta con un livello diciamo un po' superiore, per cui se centreremo l'obiettivo di aver dato degli elementi in più. Approfondirò un po' la tematica dell'omofobia.
Prima di tutto le dico, recentemente ad esempio in Calabria è successa, in Calabria per fortuna le aggressioni a sfondo odio nei confronti delle persone omosessuali per fortuna sono rare e sporadiche. Ce n'è stata una recentemente che ha coinvolto un ragazzo, si chiama Claudio Toscano, e questo ragazzo qui era per strada, è stato identificato come persona omosessuale da diciamo dei passanti, è stato pestato e gli hanno spaccato il naso molto banalmente. Non è successo soltanto questo, perché poi i suoi amici l'hanno accompagnato all'ospedale e all'ospedale il secondo attacco omofobico, che forse è stato quello peggiore, quello che l'ha ferito nell'anima, perché ad un certo punto, mentre i medici gli cucivano la ferita, mentre gli facevano la radiografia per vedere insomma i danni che aveva ricevuto al setto nasale, un infermiere gli si avvicina e gli dice: guarda, io questo problema te lo risolvo. Boh, adesso non ve lo dico, voglio dire in dialetto, che sarebbe più caratteristico, perché non mi esce bene, quindi ve lo dico in italiano con ben effetto, pazienza. Dice: guarda, l'infermiere proprio gli ha soffiato in un orecchio, guarda, il problema te lo risolvo io, perché un po' di donne te le faccio conoscere io. Cioè, e questo qui è quello che voglio dire, forse ha segnato di più. Quindi due attacchi a sfondo omofobico nel giro di poco tempo col naso spaccato. E l'omofobia ha mille sfaccettature, e se affrontiamo il discorso che fra le persone omosessuali c'è un tasso di suicidi 5 volte superiore alla popolazione di riferimento, questo ci fa riflettere, 5 volte. Non sempre questo è il frutto di violenze dirette, ma spesso e più significativamente sono il frutto di lunghi periodi di pressione psicologica, dove una persona sa che cos'è e poi tutto il resto che gli sta attorno lo offende, lo denigra, lo sminuisce e dice che è sbagliato, e uno sta lì magari degli anni a domandarsi perché sono sbagliato, e poi ad un certo punto, diciamo, ci sono la maggior parte delle persone come me, oppure come Federico, come penso, diciamo, la maggior parte delle persone che non tentano il suicidio, sono quelle persone che riescono al mattino, no, ad agganciarsi la famosa corazza. Cioè, la mia è spessa più o meno, non si vede, ma è spessa più o meno 18 cm. Cioè, la mattina me la metto addosso. Se qualcuno dovesse venirmi a dire qualcosa, voglio dire, a sfondo omofobico, io mi reputo una persona non violenta ma non fesso. Ok? Quindi partiamo, diciamo, da questo assunto. Poi la corazza subisce nel tempo dei graffi, dei buchi, però 18 cm è una bella, bella dura, è difficile scalfirla. Ci sono persone che invece la corazza non riescono a metterla. Io non so dire se per sensibilità o per qualcun'altra ragione, no? E quindi proprio non ce l'hanno, non riescono. E io mi chiedo sempre, se la società non riesce a tutelare queste persone, noi non siamo più una società. Perché se noi non ci curiamo, ecco, faccio un attimo un passo indietro. Nell'associazione Certi Diritti, lo sforzo che stiamo facendo da alcuni anni a questa parte è uno sforzo anche culturale, perché è sbagliato continuare a ragionare in termini di compartimenti stagni. Che cosa significa questo? L'associazione degli omosessuali cura i diritti solo della comunità LGBT, lesbica, gay, bisessuale, transgender. Le associazioni dei disabili curano solo i diritti dei disabili. Le associazioni dei migranti curano solo i diritti dei migranti. Questa è una politica che fino ad oggi non ha portato dei grossi frutti, per cui è vero che non sappiamo se una nuova strategia può essere vincente, ma sicuramente è da sperimentare in relazione al fatto che le strategie adottate fino adesso sono state più o meno fallimentari, perché in Italia, se pensiamo ai diritti dei migranti, ai diritti dei disabili, ai diritti della comunità LGBT, siamo ancora molti anni indietro rispetto all'Europa. Poi c'è chi sta peggio di noi. È arrivata ieri dall'India la notizia che gli omosessuali per il solo atto sessuale si beccano 10 anni di carcere. In Kuwait, e anche questa è notizia recente, siccome proprio lì qui gli omosessuali in Kuwait non esistono e siccome non li vogliamo, per il rischio che qualche altro possa contaminarsi, chi viene in Kuwait
quelli che ci stanno, diciamo, per periodi più lunghi sono i migranti, quindi le persone che vanno a lavorare generalmente per le compagnie petrolifere, gli fanno una visita medica. Poi io non so con quali strumenti un medico possa scoprire l'omosessualità di una persona e mettere un timbro su un foglio e dice tu questa persona non entra perché è omosessuale e quindi non entra in Kuwait, questo non è dato sapere. Ricordiamoci sempre che in tantissimi paesi, ne cito soltanto alcuni, l'Iran, cioè, l'associazione radicale ad esempio è proprio dedicata ad un ragazzo di 19 anni che è stato impiccato perché ha avuto una storia d'amore con un altro ragazzo, in Iran, cioè in Iran si muore per omosessualità, cioè nel senso chi viene scoperto e identificato come persona omosessuale lo appendono. Questo succede anche negli Emirati Arabi e in altri paesi, le pene variano dai 5 anni fino all'ergastolo. Detto questo, l'Italia è in una posizione intermedia, però io vorrei approfondire anche il discorso del razzismo, perché comunque l'omofobia è una parola sbagliata. Lo faccio attraverso una storia, cercherò di essere il più breve possibile. Vi voglio raccontare una storia vera, drammaticamente vera, accaduta 22 anni fa. Allora, questa storia vede come protagonisti due ragazzi, Marco di 21 anni e Gianni di 17. Questi due ragazzi, poi vi spiego perché prendo questa storia di 20 anni fa, questi due ragazzi si conoscono e si conoscono per lavoro in un ristorante, lavoravano lì, diciamo che scatta immediatamente qualche cosa, la simpatia. Nel giro di pochi giorni questi due ragazzi si sono raccontati praticamente tutto, si sono raccontati la loro vita, le aspirazioni, i sogni, le paure, il futuro, quello che può essere, quello che non può essere. Nel giro di pochi giorni diciamo che questi due ragazzi legano a tal punto e si legano attraverso un sentimento che ha bypassato un passaggio intermedio che è l'amicizia e diventa una vera e propria storia d'amore. A 17 anni forse ancora, ma anche a 21 voglio dire, si hanno ancora pochi strumenti in termini di esperienza per capire tutto quello che succede. Però Marco e Gianni avevano capito una cosa, mentre il mondo esterno era completamente e totalmente ostile, perché 20 anni fa per la comunità LGBT, scusate sono ripetitivo, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, cioè non era facile o non era come oggi, cioè 20 anni fa chi era gentile diceva ad una coppia omoaffettiva che erano dei depravati. Poi vi risparmio tutti gli altri epiteti proprio per rispetto di voi che mi state ascoltando, voglio dire, ma veramente chi era gentile? Cioè, se ne trovavano veramente pochissime persone 20 anni fa disposte a dire una coppia omoaffettiva è un sentimento come tutti gli altri e non c'è niente di male, quello che hai detto tu all'inizio di questo seminario. E questi due ragazzi però avevano capito che quello che stavano provando e quello che vivevano non era qualcosa di sbagliato ed erano assolutamente sereni. E quindi questa storia, diciamo, è cresciuta, è fiorita. Una storia come tutte le altre, una storia assolutamente sovrapponibile ad una storia d'amore eterosessuale, quindi che potrebbe vedere protagoniste due persone dello stesso sesso. Gianni però aveva un problema. Per capire il problema di Gianni bisogna fare un passo indietro, perché Gianni aveva l'ideale del padre, Gianni era il più piccolo di questa coppia, e aveva l'ideale del padre nel senso che aveva ben superato la fase adolescenziale, no? Quando tuo papà è un supereroe che quando esce la mattina chissà che cosa va a fare, no? Cioè per Gianni questo papà era quell'uomo che la mattina si metteva una tuta blu ed entrava in un enorme cubo che era la fabbrica di bulloni e poi quando ne usciva tutto sporco di grasso, e quindi Gianni, diciamo, nell'infanzia si immaginava che il papà fosse, diciamo, un superman, un supereroe che combatteva con dei mostri bruttissimi in questo cubo che era la fabbrica di bulloni. Questa fase l'aveva ben superata e Gianni, qui non so dire neanche se per una particolare sensibilità o no, aveva idealizzato il padre, nel senso che aveva capito a 17 anni cose che si capiscono verso i 30, forse verso i 40 anni. Sapete cos'è? È quella cosa che quando tu guardi negli occhi tuo padre,
e riesci veramente a riconoscerti, vedi quell'uomo che si sta incominciando ad avviare al, diciamo, ad un lento declino, tu ti riconosci e capisci quello che può essere l'amore per un padre e allo stesso tempo l'amore paterno. Gianni aveva capito questo già a 17 anni, che è una cosa molto bella, molto interessante. Questo però gli aveva causato un grosso problema. Il problema era che quando il papà di Gianni scoprì la sua omosessualità, lo rifiutò con tutta la forza, con violenza. Gli alzò le mani un numero incredibile di volte, lo mandò anche in ospedale. Lo cacciò di casa a 17 anni e non perdeva mai l'occasione il papà di insultarlo. Mattina, mezzogiorno, sera, tutte le volte possibili e immaginabili lo insultava. Nonostante tutto, nonostante, voglio dire, anche le botte ricevute, solo per essere una persona omosessuale, quindi per amare una persona del suo stesso sesso, nonostante tutto, per Gianni, quell'uomo, che era suo padre, restava sempre papà. È evidente che questo dolore e questa situazione si è talmente ingigantita sulle spalle di Gianni che ad un certo punto si è spezzato qualcosa, per cui questo dolore che dilagava e questa storia che, di amore assolutamente serena che andava avanti, forse sono diventate non conciliabili. Fatto sta che arriva un giorno assolutamente straordinario dove Marco e Gianni passano un pomeriggio forse il più bello della loro storia. Il più bello della loro storia che però arriva sera e finisce, perché Marco, di ritorno da un viaggio di lavoro e in partenza per un altro giorno di lavoro, arrivato sera, insomma, dovettero salutarsi. Marco quella sera ricevette l'abbraccio più straordinario e più bello che avesse mai ricevuto. Lo ricevette questo abbraccio e se lo portò via, perché ci sono dei momenti dove tu capisci che una persona ti ama talmente tanto che quando ti abbraccia vorrebbe penetrare proprio nella tua pelle. Quel giorno riuscì questa cosa ed è una cosa molto bella. Marco se lo portò via questo abbraccio, un abbraccio che non dimenticherà mai. Quello però per Gianni è stato un commiato, perché quella notte si tolse la vita senza lasciare un biglietto. Marco impiegò 5 anni per tornare a vivere. Questo è anche uno degli aspetti dell'omofobia, no? Questo è anche uno degli aspetti di quando c'è una persona che si butta dall'undicesimo piano, perché non è soltanto una vita che se ne va, però restano dei superstiti. Marco è il superstite di questa coppia, di questa storia. Marco impiegò 5 anni per ritornare a vivere e dovette farsi aiutare per tornare a vivere, perché fu sommerso chiaramente dai sensi di colpa, ma non aveva nessuna colpa in questo. A 23 anni, a 22 anni e mezzo, non aveva gli strumenti per capire che cosa era successo, non aveva l'esperienza per capire che cosa era successo, e in più scattano quei sensi di colpa attraverso i quali tu ti domandi perché. Perché non ho capito, perché non ho fatto, potevo fare qualcosa invece non l'ho fatta. Ciò che a Marco ha pesato di più è stato il discorso di il fatto che Gianni non abbia lasciato un biglietto. E questo ha pesato molto, perché aveva quasi il sapore di un tradimento. Dopo 5 anni Marco tornò alla vita perché riuscì a capire che invece il fatto di non lasciare un biglietto fu il più straordinario gesto d'amore nei confronti di Marco. Perché se in un biglietto avesse messo una virgola fuori posto, una frase interpretabile, una parola che lasciava adito a far capire una cosa che Gianni non voleva dire, Marco ne avrebbe pagato in termini di sensi di colpa il peso per tutta la vita. Questa è una delle mille sfaccettature dell'omofobia e che scaturiscono da un odio sordo e cieco nei confronti della persona omosessuale. Allora, dov'è che vi voglio portare? Perché anche nel mio ragionamento parto da A per cercare di portarvi a B. Se ragioniamo sulla parola omofobia, Federico prima ha espresso dei concetti
Di fobia non c'è assolutamente nulla. La claustrofobia è una fobia, la paura degli spazi chiusi, ma i crimini che si commettono d'odio, e crimini sono anche non soltanto quelli di violenza fisica, ma sono anche e soprattutto quelli di violenza psicologica, che cosa c'ha di fobia al suo interno? Avete visto mai che adesso facciamo i gruppi di autoaiuto per le persone, voglio dire, che hanno in sé l'omofobia e se la devono pure curare? No, non funziona così. Non funziona così perché nei confronti degli omosessuali c'è solo ed esclusivamente odio. Odio verso le persone per che cosa? Per una propria caratteristica. Parliamo un attimo della caratteristica. L'ho accennato prima anche Federico nel suo ragionamento. Nel 1993, vi dico anche il giorno esatto, facile ricordare, 17 di maggio 1993, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e da quel 17 di maggio, ogni 17 di maggio si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità appunto ha derubricato dal proprio manuale diagnostico, quindi dall'elenco proprio del disturbi mentali, l'omosessualità. Ha fatto un'operazione molto più ampia, perché ha riconosciuto, ha studiato e ha riconosciuto che cos'è l'omosessualità e ne ha dato una definizione. Variante naturale del comportamento umano. Attenzione alle parole perché sono pesate, pesate molto molto attentamente. Sul naturale qui apriamo un ragionamento che non voglio aprire perché è un ragionamento controverso, per adesso lo mettiamo da parte. Il concetto che mi interessa far passare è l'altro termine, comportamento e non sessualità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità poteva impiegare 3 secondi a dire variante naturale della sessualità umana. Questo però avrebbe aperto un altro problema. La sessualità è fatta anche di scelte, che sono sempre da difendere e da tutelare, per carità. Però siamo sempre nel campo delle scelte. Quando siamo nel campo delle scelte c'è sempre qualcuno che ha un'etica e una morale che ti punta il dito contro e che ti dice secondo me è sbagliato. Allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità, preso l'assunto che non si conoscono le ragioni attraverso i quali un 5, 8, forse un 10% della popolazione mondiale ha questo orientamento sessuale, ok? Allora invece di utilizzare il termine sessuale ha utilizzato il termine comportamento. In scienza quando utilizziamo il termine comportamento non è soltanto un fatto se io mi comporto bene o male, se sono educato o maleducato quando parlo, ma in scienza con comportamento è un qualche cosa con il quale si definisce l'insieme proprio dello chiamiamolo oggetto studiato, in questo caso della persona umana. Per cui quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice variante naturale del comportamento umano si riferisce alla persona nel suo insieme, non soltanto alla sessualità, e questo è molto più ampio. Ecco perché noi vogliamo far passare il principio, un cambiamento diciamo culturale anche nei termini, nelle parole, e quindi superare il termine omosessuale ma parlare di omoaffettività, perché è un termine che rende molto meglio l'idea, perché poi 20 anni fa passò il termine omosessuale, è stato assunto, voglio dire, nel linguaggio comune, questo ci hanno dato e questo diciamo ci teniamo. Allora, arrivo al termine. Il ragionamento è il parallelo omofobia, termine un po' sbagliato perché in effetti l'omofobia affonda mani e piedi in quel brodo di cultura che si chiama razzismo, e tale è. Perché noi facciamo questo accostamento? Perché l'odio nei confronti della persona omosessuale si basa su una caratteristica della persona umana, l'orientamento sessuale. Ricordatevi tutto quello che vi ho appena detto sulla definizione che mi ha dato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E che differenza c'è rispetto all'odio che si basa sulla razza, l'odio che si basa sui disabili, per esempio, l'odio che si basa sul colore della pelle? È la stessa identica cosa. Per farvelo capire, vi farò adesso un esempio molto semplice. Allora, in Italia partiamo dall'assunto che esiste un razzismo di fondo che aleggia in questo paese, che però ancora non è sufficientemente conosciuto, sufficientemente riconosciuto. Cercherò di dimostrarvelo.
Poi in Italia esistono anche tante, per fortuna, piccole organizzazioni razziste e che si dichiarano in quanto tali. Non ne cito i nomi perché non sono degni, voglio che poi li sapete tutti, basta girare su internet, si trovano facilmente. Le organizzazioni razziste, quelli che se la prendono con gli omosessuali, con i migranti, alcune volte anche con i disabili, eccetera, eccetera, stanno facendo di tutto, però non si spingono, si spingono sempre fino ad un certo punto perché sanno che pur se esiste questo razzismo di fondo, oltre un certo limite in Italia non ci sono le condizioni per spingersi. Ora facciamo un esempio. Supponiamo che l'organizzazione tal dei tali, un partito politico, oppure un'organizzazione privata o una confessione religiosa, fate voi, non ha importanza, un'organizzazione cominci a dire in Italia: vedete, noi dobbiamo difendere la famiglia tradizionale italiana e quindi riteniamo che il diritto dei migranti a sposarsi tra di loro in Italia non va bene. Quindi i migranti possono venire, lavorare, possono fare tutto quello che vogliono, tranne sposarsi, perché questo lede la famiglia tradizionale italiana. Anzi, facciamo un passo ulteriore. I migranti, incominciamo a fare una legge che non possono sposarsi con gli italiani, perché altrimenti la famiglia tradizionale italiana ne viene inficiata e questo sta male. Forse qualcuno nel loro intimo questo ragionamento lo fa, però non azzarda nessuno a fare un ragionamento del genere. Perché? Perché è una manifestazione eclatante, plateale, di razzismo. Non ci sono dubbi, non ci sono invincimenti. Bene, allora mi spiegate una cosa. Perché in Italia noi tolleriamo che ci siano alcuni milioni di donne e di uomini che hanno meno diritti, che non possono usufruire di un negozio giuridico quale quello che è il matrimonio, e quindi tutti i benefici in termini di diritti e anche i doveri che ne conseguono? Questa è una manifestazione di razzismo, forse un po' più velata, ma tale è. In Italia il razzismo non è accettato, perché per fortuna abbiamo, diciamo, ormai c'è una sedimentazione culturale attraverso il quale molto spesso, voglio dire, quindi le manifestazioni plateali, eclatanti di razzismo non ci sono. Ma perché c'è però un sottofondo di razzismo? Perché questo ragionamento, questo discorso, questo fatto che ci siano alcuni milioni di donne e di uomini che non hanno i diritti di tutti gli altri, alla luce di qualche cosa che ormai è studiata e consolidata da più di 20 anni, è intollerata, perché non ci sono grossissimi movimenti se non le associazioni che si battono per i diritti della comunità LGBT a dire: no, noi vogliamo il matrimonio egualitario, lo vogliamo esattamente come tutti gli altri, compresa l'adozione e compresa tutta un'altra serie di cose. E chiudo con un'ultima cosa. Questo, diciamo, esempio che vi ho fatto, spero che vi faccia riflettere e soprattutto prendere atto che la nostra società non è ancora una società completamente libera dal razzismo, perché tutte le manifestazioni di odio nei confronti delle persone omosessuali sono esattamente accostabili a questo. Andate a parlare con Nelson Mandela e il Sudafrica ha capito e ha ragionato in termini di discriminazione multiple. In Sudafrica le persone omosessuali possono sposarsi e non è un caso. Andate a parlare con Rosa Parks. Andate a parlare con Rosa Parks, che nel 1956, facendo un gesto semplicissimo, il più semplice che poteva fare, da lì ha fatto nascere il movimento antirazziale americano e che poi si è propagato nel giro di pochi anni in tutto il mondo. Rosa Parks che cosa ha fatto a Montgomery negli Stati Uniti nel 1956? Probabilmente aveva avuto una giornata storta, aveva lavorato, stava sudata, stava stanca, doveva semplicemente ritornare a casa ed è salita su un tram. Però su quel tram vigeva una regola molto semplice. Allora, i posti sono riservati per i bianchi, le persone di colore si possono sedere solo lì e se non trovano posto o scendono o in piedi. Rosa Parks evidentemente quel giorno ci aveva, voglio dire, qualcosa di girato, si è seduta in un posto riservato ai bianchi, lì si è seduta e lì è rimasta fino a quando non l'hanno incarcerata, e nel giro di pochi mesi è accaduta una cosa straordinaria: finalmente la Corte Suprema Americana ha detto c'ha ragione, perché no? Dicevo,
scuotere. Appunto, cioè per il colore della pelle, per il colore della pelle, che cosa c'entra che io non mi posso sedere in un posto perché il posto è riservato soltanto per lui che è bianco, voglio dire, e io no. E questo qui, quel gesto semplice e straordinario, ha prodotto questo. Lì la discriminazione su che cosa si è basato? Si è basato su una caratteristica. E qual è questa caratteristica? Il colore della pelle. E che cos'è il colore della pelle? Qualcosa che sminuisce una persona? Certo che no, una caratteristica umana, esattamente come lo è l'omosessualità. Non ho citato a caso tutti i paesi, prima il Kuwait, l'Iran, gli Emirati Arabi, certo, l'Afghanistan, ne possiamo dire già un centinaio, dove l'omosessualità viene punita a quale reato, con pene detentive, si arriva all'ergastolo e addirittura alla pena di morte. Non l'ho fatto a caso, perché forse attraverso il riscatto dei diritti in paesi come l'Italia, dove oggi questo è a portata di mano, forse riusciamo anche a riscattare i diritti di persone che abitano in posti dove ci sogniamo come si sta in Italia, da tutti i punti di vista, con tutti i problemi e anche con questo tipo di discriminazione di cui parliamo oggi. L'ultima cosa, l'ospedale, l'abbiamo accennato prima, è perché è importante dare e riconoscere pienamente i diritti. Oggi, e questo è il ragionamento anche di alcuni che dicono, ma perché dobbiamo concedere il matrimonio egualitario alle persone omosessuali se quasi tutti i diritti noi li possiamo riconoscere attraverso degli accordi privatistici andando dal notaio oppure utilizzando alcuni strumenti che abbiamo. Uno strumento sconosciuto, per esempio, è quello proprio della legge sull'anagrafe. Allora, io ho un compagno, va bene? Ho un compagno da 14 anni. Se il mio compagno dovesse finire in ospedale, io potrei non essere riconosciuto quale persona che può decidere, innanzitutto che può andarlo a visitare. In caso di incoscienza, allora i medici dicono, scusi, lei è un parente? No, non sono un parente, sono il suo compagno. Beh, solo i parenti lo possono visitare. Poi, se è cosciente, dice no, io voglio che quello mi venga in visita, va bene. Quindi stiamo parlando del caso quando la persona che è in ospedale è incosciente per una malattia, per un infortunio, quello che volete. E allora, che cosa posso fare io? Cioè, per tutelare la mia famiglia, allora io sono andato all'anagrafe e ho utilizzato uno strumento che è poco conosciuto, che è l'iscrizione dalla famiglia anagrafica, per cui io sono riconosciuto al comune dove vivo nel comune di Nocera Terinese, provincia di Catanzaro, come famiglia anagrafica, e sul mio stato di famiglia esce fuori il capo famiglia, che è il mio compagno, e io in qualità di convivente. Che cosa succede però se questo il medico che ho davanti non lo riconosce? Succede che io continuo a restare fuori la porta se il mio compagno è incosciente. E hai voglia che poi dopo vada a dire al tribunale, perché se devo decidere del mio compagno se mettere una firma e assumermi la responsabilità per un'operazione pericolosa, fino a quando il tribunale si muove, io quanto tempo ci metto? E allora saranno sempre persone, saranno sempre i famosi parenti che decidono. Allora, quando aleggia, diciamo, questo venticello che dice no, non è un omosessuale, sai, in Italia siamo un paese, c'è il Papa, c'è il Vaticano, eccetera, eccetera, facciamo tutto quanto a livello privatistico, oppure facciamo i cussi, i dorè, i pax, o tutte queste altre forme un po' romanzate, no? Cioè, Rosy Bindi, io dico il nome perché non la odio, la detesto, sono due concetti diversi, la detesto con tutte le mie forze, ma non la odio. Rosy Bindi, cioè, voleva che io mi dovessi sposare, e sapete come? Attraverso una raccomandata. Cioè, io devo mandare a Riccardo una raccomandata per dirgli ti voglio bene e viviamo insieme. Ci rendete conto, la ricevuta di torno, però. Cioè, io la mandavo a lui e lui la mandava a me. E questa era, voglio dire, l'arte di Rosy Bindi, che detesto e non odio, e quell'altro cammino dalla Pollastrini, scusate, che comunque questa cosa la stava facendo insieme. Ho chiuso. Spero di avervi dato degli elementi in più, per cui ripasso la parola a Federico. Tra l'altro, la raccomandata non valeva solo per l'unione, ma anche per la separazione. Ah, certo, sì. Tra l'altro. Non mi sta bene più, mi separo. Allora, io vi cito soltanto a questo punto alcuni libri che secondo me è utile
quantomeno sfogliare, leggere. Dante e l'omosessualità di Aldo Onorati è una critica dantesca che dimostra che Dante in realtà non era ostile all'omosessualità. Per quanto riguarda le questioni sui generi e gli orientamenti sessuali, per me un libro che veramente mi ha aperto la mente è questo di Mirella Izzo, che è una transgender, Oltre le gabbie dei generi, il manifesto transgender, dove se noi volessimo provare solo ad incrociare gli orientamenti sessuali con le identità di genere possibili oggi, qua parliamo di eterosessualità maschile, omosessualità maschile, eterosessualità femminile, omosessualità femminile, tra parentesi lesbismo, trans eterosessualità, trans omosessualità femminile, trans lesbismo, trans omosessualità maschile, trans eterosessualità, trans omosessualità femminile, trans lesbismo, trans eterosessualità, trans to trans omosessualità maschile, transessualità maschile, trans omosessualità maschile, trans eterosessualità femminile, trans omosessualità femminile, bisessualità, per arrivare poi alla pansessualità. Ve le ho lette in carreggiata proprio per darvi l'idea delle possibilità che esistono. Come romanzi per me resta una Bibbia, per non dimenticare mai, di Riccardo Di Salvo, che racconta la storia dell'omicidio è ispirata ad un fatto di cronaca realmente accaduto negli anni Ottanta a Giarre in Sicilia, che è stato l'omicidio-suicidio di due ragazzi omosessuali, che è stato rappresentato l'evento, come negli Stati Uniti la rivolta di Stonewall, dal quale si fa coincidere la nascita del movimento omosessuale in Italia, perché in Sicilia nacque prima il Fuori e poi l'attuale Arcigay. Gente del Wyoming, che è il libro ispirato che poi ha visto la realizzazione del film I segreti di Brokeback Mountain. Poi c'è questo libro In Italia sono tutti maschi di Luca De Santis, che racconta dell'omosessualità durante il periodo fascista, in realtà è sotto forma di fumetto. Poi questo libro che io trovo particolarmente curioso, si chiama Gaiezze, dove c'è una carrellata di tutti quelli che sono i luoghi comuni sull'omosessualità. Questi tre meravigliosi fumetti di Massimo Fenati, che raccontano la storia di due personaggi, Gus e Valto, che sono due pinguini. Dovete sapere che i pinguini vengono considerati la specie animale nota per la fedeltà. E poi un romanzo che è stato proprio frutto della presentazione da parte della professoressa Garreff in un evento che realizzammo anni fa come Arcigay, di Carrino, ed è Acqua storta, parla dell'omosessualità in contesti camorristici. E vorrei chiudere questo seminario leggendovi proprio due righe di questo romanzo. L'onore è più forte della carne, è più forte del sangue, eppure per me è così. Il mare ha ragione, è uscito pazzo il mare. Io tengo la bocca come se non volesse parlare me più, che poi uno non è che lo sa come muore, ma ti avrebbero fatto male assai. E scusa, è come sbagliata quest'acqua stanotte. Grazie. Se diciamo c'è qualche domanda, considerazione, io volevo fare una piccola considerazione, se posso, per chiudere quell'argomento che poi non siamo riusciti a chiudere, purtroppo se ne sono andati, per quanto riguarda l'aggravante, che molte associazioni, non per ultima certi diritti, sta cercando di spingere verso una matrice comune tutte le aggravanti, quella del femminicidio, quella del
dell'omofobia, eccetera, che sono i reati di odio, semplicemente, cioè l'aggravante di reato d'odio. Quindi era giusto per... che quello è la vera matrice, il vero motore che porta poi al, a tutto quello che è successo e succede ogni volta contro le categorie, tra virgolette, più deboli che in realtà... Cioè, sì, guarda, hai ragione. Poi sul fatto proprio della legge sull'omotransfobia, che io non... cioè, c'è il rischio, ma non penso che al Senato della Repubblica in seconda lettura vedrà la luce, cioè il fatto è veramente curioso. Curioso perché nella legge si esercisce il principio secondo cui diciamo determinati crimini, per cui i crimini d'odio nei confronti degli omosessuali, sono parificati alla famosa legge Mancino, che tutela, voglio dire, cioè punisce i crimini d'odio quando questo avvengono per, con, a sfondo razziale, insomma, tu cuore, no? Quindi nei confronti dei migranti, oppure per il colore della pelle, eccetera, eccetera. Però, curiosamente, in questa proposta di legge ci sono delle eccezioni. E quali sono queste eccezioni? Inneggiando la bandiera della libertà di espressione. E sono le organizzazioni religiose, i sindacali e i partiti politici. Traduzione. Se Federico, e adesso dirò, voglio, perdonerete, voglio dire l'inglesismo, mi chiama frocio, questo sarà punito secondo questa legge. Però se un'organizzazione sindacale, un partito politico sul proprio sito internet comincia a dire frocio, lo puniscono lo stesso. Però se comincia a dire le persone omosessuali non devono avere diritti in Italia, anzi glielo dobbiamo togliere qualcuno perché minano la virilità della razza, oppure sempre vanno a ledere la famiglia tradizionale italiana, no? Che poi mi devono spiegare per quale motivo, se io col mio compagno facciamo famiglia, che cosa, voglio dire, qual è la lesione nei confronti di quello che sta al piano di sotto nella famiglia omosessuale, che è una famiglia, scusate, tradizionale, eterosessuale, con figli, voglio dire, questa lesione non te la spiega mai nessuno, te lo dicono sempre, ma non te la spiega mai nessuno, no? Però approvando questa proposta di legge ci sono queste organizzazioni che sono legittimate ad esprimere il proprio razzismo. Ecco perché bisogna fare lo sforzo di cancellare la parola omofobia, perché è sbagliata. Cioè, l'odio nei confronti delle persone omosessuali è una manifestazione di razzismo e basta. Perché se oggi io scrivo su un sito internet che gli ebrei non vanno bene, io sono punito. Se si scrive su un sito internet che le persone di colore non vanno bene, io sarò punito. Non si capisce perché si danno delle regole, perché dove si ferma la libertà di espressione? La libertà di espressione si ferma in quel concetto che ha detto Federico prima. Cioè la libertà può avere uno spazio grande, enorme, grandissimo, ma fino al punto in cui non lede la mia di libertà. E quando tu hai un'organizzazione religiosa, un partito politico, un sindacato, che comunque mattina, mezzogiorno e sera, giusto per non fare nome, il Carlo Giovanardi di turno, voglio dire, no, che mattina, mezzogiorno e sera ti fa una testa così, perché se riconosciamo il diritto al matrimonio civile egualitario alle persone omosessuali si lede la famiglia tradizionale italiana, poi non ti spiego nemmeno perché, questa deve essere riconosciuta come una manifestazione di razzismo ed è un atteggiamento che deve essere cancellato. Ecco perché è importante, chiudiamo poi il ragionamento, non è soltanto un discorso dell'aggravante, perché comunque noi possiamo mettere, cioè, scusa, vi risulta che negli Stati Uniti attraverso la pena di morte ci sia stato un freno nei crimini? No, quindi così come lì c'è la massima pena e non incide sui reati, in Italia noi possiamo mettere anche l'ergastolo per tutti i crimini possibili e immaginabili, ma non risolveremo chiaramente il problema se non andiamo ad operare proprio nei gangli della società e far passare i principi e far riconoscere i principi così come sono. Infatti l'aggravante gli dà una proporzione del danno commesso e là sì, dovrei dire, ci sta. Il problema è che oltre un certo limite, cioè che è inutile andare con la sanzione penale, perché ottiene l'effetto contrario. Cioè laddove c'è una sanzione penale estrema, voglio dire, non sarai punito proprio perché siccome è estrema, allora con maggiore giudizio. Quello è solo
Sfortunatamente in Italia si è un po' al contrario, quindi si parte dalla fine, cioè dalla pena, per dire ok, facciamo formazione, perché è una questione di formazione e di cultura fondamentalmente. E tornando una volta, facendo ancora un passo indietro, cioè tornando alla pedofilia per quanto riguarda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non si è ancora, non si è ben capito, però bisogna ricordarsi che ogni volta viene, in ogni era e in ogni società vengono sempre fatte delle nuove regole in base appunto ai vari livelli di concordati sociali, ma è scorretto, devo dire. È frutto di una mediazione. Di una mediazione. Di una mediazione sociale, perché comunque se facciamo un salto nel Medioevo vediamo che era normalissima, perché comunque la vita media era di 50 anni, per cui già a 16-17 anni si aveva una famiglia con figli e tutto il resto. Per cui anche il fatto dell'età legale, della maggiore età, è un concetto mutevole, un'età, appunto una maggiore età legale, ma in ogni stato cambia, c'è chi dice 21, c'è chi dice 18, c'è chi dice 16, non c'è un'età ben definita in cui si diventa consenzienti, cioè per legge, c'è anche a chi ha 20 o 30 anni, c'è anche chi non è completamente consenziente. Io che sono un provocatore, no, perché mi piace provocare, visto che è tutto naturale, evidentemente la possibilità di costituirsi come famiglia dovrebbe avvenire già con in fase adolescenziale, dal momento che è naturale che il corpo si trasforma per le persone a 14 anni, 13 anni diventano uomini e donne. Allora ecco che però lo sviluppo il naturale, ma per questo ecco, vedi, alcune volte ci propinano il concetto di naturale. Poi il naturale non sta più bene, allora questa benedetta natura, tra virgolette, la dobbiamo seguire o non la dobbiamo seguire? C'è un'etica che comunque entra in gioco ed è frutto di una mediazione, siamo coscienti, dobbiamo acquisire coscienza di questo, che la libertà, per questo la professoressa Gadea fa ragione quando dice i diritti vanno conquistati. Perché i diritti sono anche quelli frutto di una mediazione, non è che ti arrivano come Deus Ex Machina che si cala così di punto in bianco. Tant'è vero che la legge sull'aborto, che si pensava essere un diritto acquisito, qualcuno qualche anno fa aveva provato nuovamente a metterlo in discussione. Quindi mai abbassare la guardia quando ci sono persone che di professione stanno sempre pronti a toglierli. Per la cronaca, il Parlamento europeo, per quanto riguarda nell'aborto tra i diritti umani, cioè si è spaccato anche il Parlamento europeo, perché ci sono delle frange più cattoliche che hanno detto no, assolutamente, e invece i popoli nordici, che in fatto di diritti sono molto molto più avanti di noi, hanno tranquillamente consentito come diritto di tutti. Io sono sempre convinto che il problema è sulla sessualità. Quando si risolve a monte quello, sulla sessualità, forse riusciremo ad avere un minimo di libertà. Noi nel nostro paese possiamo anche parlarci, cioè questo è anche un paese sessuofobico, che ha veramente il terrore e la paura della sessualità. E non vi dico che cosa accadrà quando si conoscerà un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sempre quella, che proprio in questi giorni, voglio dire, è stato tradotto e mandato alle istituzioni educative europee, dove si parla di educazione sessuale. Poi c'è stata Paola Binetti, voglio dire, che penso che non ha bisogno di presentazioni, che la prima cosa che ha fatto, tolto il cilicio, si è andata ha scritto subito un'interrogazione parlamentare, dice ma come? Ma questo qui sembra più un manuale per, voglio dire, fuorviare quelli che sono i bambini. Cioè, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice, beh, noi abbiamo condotto degli studi e se le persone vogliono vivere bene, cioè per avere delle persone coscienti e consapevoli della propria sessualità, si incomincia dall'asilo. E che vi piacciono, a 9 anni i bambini devono sapere che cos'è un preservativo, il condom, perché comunque le esperienze sessuali cominciano molto presto
E quindi diciamo facciamo una grossissima opera culturale, quindi mettiamo in condizione le famiglie di togliere tutti gli imbarazzi, di aprire e parlare di certi argomenti, voglio dire, in tenera età, oppure cerchiamo una soluzione diversa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice, beh, siccome comunque la famiglia fa fatica a togliersi tutti questi retaggi, allora questo se lo deve assumere il pubblico e se lo deve assumere l'istituzione che è la scuola, e bisogna fare nelle scuole educazione sessuale fatta con criterio. Mi auguro che non venga affidata all'insegnante di religione. Hai visto? Poi c'è anche, perché in Italia recepisce anche le indicazioni in maniera molto strana. In questi giorni, non mi ricordo qual è il giorno esatto, comunque in questi giorni ricorre proprio il 65esimo anno della famosa carta fondamentale dei diritti umani dell'ONU, voglio dire. Se noi prendiamo come guida quella carta e la leggiamo, anche se ha 65 anni, proprio non abbiamo nessun tipo di problema, cioè la discriminazione sparirebbero come per magia. Purtroppo il lavoro è culturale e comporta tutta una serie, cioè ci sono dei principi, chiamiamoli etici, che sono universalmente riconosciuti, no? Per esempio dell'omicidio. L'omicidio in qualsiasi angolo del mondo è punito. Poi ancora in alcuni paesi ci sono delle sfumature, e comunque fino a non molti anni fa, ancora in Italia fino a qualche decennio fa, era, diciamo, punito in modo più leggero quando il delitto era per onore. Comunque oggi in tutti gli angoli della terra questo principio è diciamo sancito. E poi però tutti quelli che sono, quindi le famose mediazioni, no, che vengono dalla religione, dalla sedimentazione della cultura in una società che ha operato in una certa maniera, purtroppo ancora stenta a far riconoscere determinati diritti a livello universale, per cui quello che vale in Italia già per esempio è un po' di meno di quello che può valere negli Stati Uniti, e in moltissime situazioni, in moltissimi casi vale proprio il contrario in paesi, diciamo, molto arretrati da questo punto di vista. Come per esempio possiamo citare uno, l'Afghanistan, voglio dire, no? Dove, oppure, cioè, ma pensate un po', cioè, in un paese ricco, in un paese evoluto come gli Emirati Arabi Uniti, le donne non possono guidare la macchina, cioè, ma c'è, cioè, questa cosa qua, cioè, voglio dire, uno direbbe, per chi è credente, che proprio non sta fuori da ogni grazia di Dio, cioè, ma come si può dire? Cioè, ma come si può dire? Poi no, c'è la cosa ridicola, no? Che va un rappresentante di un ministero non so quale in televisione, va a spiegare anche il perché. E le donne non possono guidare perché la posizione che assumono fa male alle ovaie e quindi non possono procreare bene. Che cantano con la canzone No Woman, No Cry, cioè, è una cosa, per tornare un attimo sull'aspetto società, in Giappone, tornando proprio sul tema omosessualità, in Giappone non è, pochi sanno che in Giappone c'è ancora la pena di morte, già questo è un dato di fatto, e che tra l'altro le esecuzioni sono, non viene detto alla famiglia né come né quando, non sono visitabili, viene messo per decreto regio, l'esecuzione è lì. Ma al di là di questo, l'omosessualità non è punita, però non è accettata socialmente. Quindi cosa succede? Se tu sei omosessuale e non sposato, sei mal visto, quindi devi sposare, dopodiché puoi essere omosessuale come ti pare. Quindi lo sposalizio ci deve essere, se sei omosessuale e sposato va benissimo. Per esempio, una delle grandi contraddizioni anche in un paese avanzato come il nostro, perché in Italia... Si fa in Italia siamo tutti maschi, diceva Mussolini, cioè ancora esistono proprio tantissime realtà proprio dei matrimoni di comodo, dove invece c'è una situazione familiare, voglio dire, pesante alle spalle, e dove ci sono queste situazioni che ci si sposa soltanto per facciata e poi invece si fanno delle vite completamente parallele. Però fino a quanto c'è l'anello, voglio dire, il matrimonio deve essere squisitamente concordatario, altrimenti non va bene. Anche per gli eterosessuali, multiparadoni. Bene, se avete qualche domanda,
saranno sufficientemente stanche. Abbiamo altre tre puntate o due? Altre due sicuro. Ma se c'è l'opportunità facciamo anche la... Uno l'ho messo, religione... Religione e omosessualità. Poi due con Paola Manfredi. Sì. Quindi tre. Sulla religione e omosessualità chi partecipa si deve fare tantissimo. Anche perché abbiamo un esperto che è Riccardo Cristiano che si proprio studia questo argomento con una passione che va al di là e purtroppo... È cultore della materia. Allora, scusa, qual era il libro quello del Vecchio Testamento? Io no, cioè, non sono molto pratico, ma aspetta, non era il libro del Vecchio Testamento? Quello di prima? Sì. Levitico. Il Levitico, non mi veniva in mente. Anche il ragionare sul Levitico è qualcosa veramente di esilarante, perché giustamente diciamo chi alla lettera segue quello che sono in realtà nella Bibbia, lo diceva, l'omosessuale abomina. Questo è il termine tecnico. Poi giustamente questo si è evoluto, dice, purché omosessuale sia casto, noi lo accogliamo amorevolmente, però non deve praticare. Quindi poi diventa asessuato, in quel modo va bene. Vabbè, comunque, il Levitico, cioè, si cita ancora oggi il Levitico, e quindi si riconosce, si affibbia questa etichetta che abomina l'omosessualità. Però poi nel Levitico incominciano a trovare delle cose curiose. E abominio mangiare i crostacei. Io voglio una bella frittura di gamberi condannati a morte. A voi piace la carne di maiale? C'è qualche vegetariano? No. Se nessuno è vegetariano, penso la carne di maiale l'avete mangiata tutti, un pezzettino di salsiccia, abominio, carne di maiale. Gli animali, cioè non bisogna abominio vestirsi con la pelle di animali che portano gli zoccoli. E quello, la mangia. Sapete una giacca di vitello? È abominio se ci si veste con, diciamo, la pelle di un animale che ha gli zoccoli. Poi, se si utilizzano più di due fibre diverse in un vestito, è anche quello non va bene. Sì, ma... la lana e il cotone, oppure oggi l'acrilico, non si va bene. C'è un 5% di cotone nell'acrilico. Allora dico io, cioè queste cose qui è chiaro che sono il frutto, no, di un retaggio arcaico, che poi erano delle norme comportamentali, sanitarie dell'epoca, in cui sventuratamente ci sono finite, voglio dire, pure questi rapporti sessuali. Però voglio dire, mangiare gamberi oggi va bene, è l'unica cosa che è rimasta, sono, diciamo, i poveri omosessuali che sono tacciati di abominio, perché il Levitico, la carne di maiale. Dovrebbero riscrivere un nuovo Levitico in cui se mangi i frutti dell'orto della terra del fuoco, magari è abominio pure, visto che gli hanno poveracci l'hanno riempito. Comunque se pensate che il fatto che non abbia parlato di omofobia interiorizzata significa che l'argomento non mi interessa più, vi comunico che ho programmato un seminario esclusivamente su quello. Comunque, ora che gli abbiamo spoilerato anche gli altri argomenti delle prossime lezioni, possiamo... Ok. È un argomento che mi rende odiato dalla comunità gay, perché gli tocco... Invece non noto né bravo, ci tocco.